Viaggiando. Viaggiando, viaggiando. Siamo in Viaggiando, amici e amiche, bentornati con noi, bentrovati con Gianfranco Galanti. L'appuntamento con l'informazione turistica anche nel cuore di agosto, estate, mare per chi può, ma anche estate spesso anche può voler dire musica, anzi probabilmente è una delle componenti principali, musica itinerante. Allora noi oggi andiamo a parlare di un appuntamento che in realtà è un contenitore di tantissimi appuntamenti di musica d'autore, di musica indipendente. Stiamo parlando di musica strada e lo facciamo con Davide Mancini, che è uno dei due direttori artistici. Ciao Davide, ben trovato a Viaggiando. Ciao a tutti. Allora, senti, io ho cercato un po' di introdurre Musica Strada, intanto cito anche il sito, molto ben fatto, molto interessante da navigare, musicastrada.it, e prima magari di andare a passare in rassegna quelli che saranno i prossimi appuntamenti, diamo un po' l'area geografica di riferimento. Siamo in Toscana, nel cuore della Toscana, possiamo dirlo, no? Sì. Nell'outback della Toscana, chiamiamolo così. Ma sì, siamo in una zona molto particolare, i concerti geograficamente sono tutti dislocati per la maggior parte nella provincia di Pisa, che nella bassa provincia di Pisa, che è una zona diciamo un po' meno conosciuta rispetto alle sue vicine, cioè quelle di Siena, Grosseto e Firenze, cioè a livello turistico ha diciamo un po' meno fama rispetto a loro, ma è una zona ancora tutta da scoprire, con bellezze paesaggistiche, architettoniche, culinarie, eccetera, veramente incredibili. È un po' uno dei, forse il cuore, diciamo, di quello che fu la culla della civiltà etrusca, forse un po' meno fama, ma sicuramente esercita un appeal probabilmente al pari di altre zone che tu hai citato. E in questo si inserisce Musica Strada. Vogliamo un po' ripercorrere la storia di questo festival itinerante, possiamo definirlo così, no? Sì, sì, è un festival itinerante perché ogni giorno siamo in una location diversa. Dunque, la storia è molto semplice. Nel 2000, io sono stato, tra l'altro sono anche un musicista insieme al mio collega Andrea Lupi, io sono un chitarrista e un bassista, così per caso 12 anni fa, nel 2000, decidemmo di fondare questa associazione perché volevamo portare quei musicisti che piacevano a noi, quei musicisti che alle volte fanno anche la fama, suonano con musicisti famosissimi internazionali, ma che di fatto perlomeno all'epoca non trovavano spazio nella programmazione di nessun festival. Cioè, c'erano i grandi festival toscani che tutti conoscete, però ecco, un festival con i nomi, con musicisti bravissimi come quali chiamiamo noi, ma che non hanno questo grande nome, non esisteva. Beh, la cosa è nata per caso nel 2000 con una piccola rassegna nel comune soltanto di Pontedera, la città della Vespa Piaggio, no? Famosa per quello. E poi l'anno dopo una serie di comuni ci hanno chiamato per portare questa formula anche a loro, perché essenzialmente il festival cos'è? Sono concerti ad ingresso gratuito, che non è poco, soprattutto al giorno d'oggi, e sono la caratteristica del festival è che i concerti sono fatti nei centri storici o in luoghi particolarmente, diciamo, di particolare interesse architettonico, storico, culturale. Quindi il concerto va a valorizzare sia con i suoni, con il concerto, che con le luci, va a valorizzare quelli che sono contesti storici spesso, non dico abbandonati, anzi no, cancello la parola abbandonati, però diciamo un po' meno vissuti, insomma, che sono stati lasciati un po' lì e che hanno bisogno di una rivitalizzazione. Nel 2001 si aggiunsero appunto 4 comuni, che poi diventarono 7 comuni e quindi altrettante location nel 2003, per poi fare un balzo in avanti notevole nel 2005, si aggiunsero ben 11 comuni e andammo a coprire delle zone che, come nella quale sono adesso, che hanno veramente un fascino incredibile. Sto parlando del sud della provincia di Pisa, quindi della Val di Cecina e
dell'alta e bassa Val di Cesena. Adesso in questo momento sono a Pomarance. Certo. Senti, sì. E poi per arrivare appunto negli anni a coprire 23 comuni e altrettante location, diventando questo festival il festival, diciamo, territorialmente in assoluto più esteso e più lungo in Italia. Certo, ma infatti un po' questa cosa, insomma, diciamo degli happening che si svolgono, probabilmente può capitare di poterli vedere e vivere, ma in dei borghi fondamentalmente, quindi magari c'è certo. Anche quel contatto pubblico artista che nei grandi concerti è assolutamente esatto. Assente, quindi questo è un valore aggiunto. Assolutamente sì, la filosofia nostra è che è un concerto con il palco, il service, l'impianto audio come un concerto normalissimo, assolutamente, però la differenza è che suonando nelle piazze, suonando a stretto contatto col pubblico, c'è il momento dello spettacolo in cui l'artista suona sul palco, ma poi dopo l'artista, gli artisti, i gruppi scendono dal palco e hanno un contatto fisico, umano con il pubblico, quindi diciamo nel nostro festival i protagonisti non sono sì in un certo senso i musicisti e i gruppi, ma una parte fondamentale del concerto, nel momento spettacolare del nostro festival è proprio il pubblico che certo. Ha un ruolo fondamentale nel festival, perché c'è il momento proprio del contatto, c'è il momento sia del pubblico itinerante che segue concerti, che viene a vedere luoghi prima dei concerti, che poi magari rimane a cena lì tante osterie tipiche che vi consiglio, perché qua c'è in tante osterie c'è sempre la dimensione familiare, che anche quella vi garantisco che è un valore aggiunto, e poi c'è il momento in cui l'artista scende dal palco e diventa parte fondamentale del pubblico, insomma si ha la possibilità sotto l'uscio di casa, come si dice qua, di conoscere tanti artisti e tante culture diverse, perché poi il nostro non è un festival di musica monotematico, cioè non è un festival di jazz, un festival di blues, di folk, ma di tutto. Ieri sera avevamo un gruppo da Barcellona, due giorni fa avevamo un duo di chitarrista inglese e una cantante di Nashville americana, stasera abbiamo un gruppo da Cuba, domani abbiamo un gruppo dalla Scozia e sabato abbiamo un gruppo dalla Russia. Vabbè, quindi è un melting pot, diciamo, no? Musico culturale, mettiamola. Assolutamente, cioè si viaggia nella provincia di Pisa alla scoperta di borghi spesso piccolissimi, perché ieri sera eravamo in località Serrazzano, che è un posto meraviglioso, è chiamata la terrazza sulla Val di Cecina perché c'è una vista veramente mozzafiato da lì, un borgo di 400 anni, quindi voglio dire un posto piccolissimo, e c'era un gruppo da Barcellona che faceva un melting pot fra rumba e flamenco, quindi insomma è un connubio molto particolare, perché in luoghi assolutamente insospettabili, perché certo. Si può immaginare un borgo di 400 abitanti, si trovano immersi in un giorno con un gruppo che viene dalla Spagna, che fa un concerto strepitoso, tra l'altro sono tutti musicisti di altissimo livello, insomma credo si intuisca, no? Ma assolutamente, poi voglio dire, un'altra peculiarità, ecco, ma tu ce l'hai già sottolineata benissimo, è proprio che chi dovesse trovarsi, o magari chi viene lì con lo scopo proprio di vedere e di godere di questo spettacolo, appunto viene letteralmente avvolto da suoni, colori, profumi, gusti, quindi insomma, come dire, è polisensoriale, no? come esperienza. Assolutamente, tra l'altro il festival è proprio, si è sviluppato proprio per diciamo su questa con questo scopo qua, cioè all'inizio a dire la verità era nato come una semplice rassegna di musica, come ce ne sono tante, con però una direzione artistica particolare, perché la direzione era affidata a due musicisti, cioè a me e Andrea Lupi. Poi in realtà si è sviluppato come lo scopo del festival è proprio quello di portare gente in posti belli, in posti da scoprire, cioè ha proprio un fine sicuramente culturale, ci mancherebbe, però ha proprio un fine turistico il nostro festival, perché creiamo l'occasione per il pubblico, sia per i turisti, sia per i residenti, ma anche per i residenti stessi della provincia di Pisa e della Toscana in generale, di avere l'occasione di andare a vedere quel borgo, quel paesino dove magari
uno non c'è mai andato perché no, è anche vicino a casa, però no, cioè l'occasione per andarla a vedere no, no, il pretesto ecco non ce l'ha. Il concerto diventa appunto spesso e volentieri il pretesto per dire bene, non ci sono mai stato, ne approfitto per andare a vedere il concerto e per andare a vedere questo luogo che io non conosco. Va bene Davide, stiamo andando un po' avanti coi tempi, allora se tu sei d'accordo, immagino che tu lo sia, ci diamo appuntamento per domani e continueremo il discorso su musica strada e andremo a toccare anche degli altri aspetti, perché c'è la mostra fotografica, il concorso proprio dedicato alla fotografia, per cui ci rimandiamo a domani con una nuova puntata di Viaggiando. Viaggiando in radio.it è il portale dove trovi tutto il meglio di Viaggiando. Mete, alberghi, viaggi, recensioni, notizie, tutte le puntate da ascoltare o rileggere. Viaggiando in radio.it. Viaggi e viaggiatori in un click. Viaggiando in radio.it. Viaggiando in radio.it. Viaggiando in radio.it.